Buongiorno e bentornate a tutte. Per il tutorial di oggi volevo tornare al tema dell'acquario. Il mio acquario è super affollato, ma riesco sempre a trovare un angolino dove inserire una nuova creazione. Oggi andremo a realizzare questo pesce palla. Non è molto difficile da realizzare. E cercheremo insieme, vi spiegherò più o meno come si può fare. Per realizzarlo ci servirà due filati e due colori. Mettete una parte di un colore di sopra, la parte più chiara di sotto. Quindi io utilizzerò questo ecru, un leggero ecru con il bianco per fare la parte di sotto. Questo è il ecru più scuro per fare tutti i pungiglioni del pesce palla e la boccuccia. Poi ci occorreranno delle perline, piccole perline per gli occhietti, un uncinetto numero 1 per lavorare il filo numero 5, le forbicine, un ago per poi ricamare tutte queste punte. E dell'ovatta sintetica per riempire questo piccolo pesciolino. Questo è stato realizzato con il numero 5, il filato numero 8, per questo è un po' piccolino. Oggi lo andremo a realizzare insieme con un filato numero 5 e risulterà un po' più grandicello. Andiamo ad iniziare. Andiamo ad iniziare la lavorazione con un anello magico, una catenella e 6 maglie basse nell'anello. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Chiudiamo, stringiamo e lavoriamo sulla prima maglia e su tutte le altre maglie un aumento, per un totale di 12 maglie basse. 4, 5, 6, 7 e 8, 9 e 10, 11 e 12. Per il terzo giro andiamo a lavorare una maglia bassa e un aumento, per un totale di 18 maglie basse. Andiamo a ripetere: una maglia bassa e un aumento, e sono 6, 7, 8 e 9 con l'aumento, 10, 11 e 12, 13, 14 e 15, 16, 17 e 18. E voi potete anche inserire un marcapunti, un pezzetto di filo per alleggerire il lavoro, per tenere il giro. Andiamo a lavorare il quarto giro, che sono due maglie basse e un aumento. Ripetiamo: due maglie basse e un aumento per 6 volte, quindi ci troviamo a 8, 9, 10, 11 e 12, 13, 14, 15 e 16, 17, 18, 19 e 20, 21, 22, 23 e 24, e abbiamo concluso il quarto giro. Iniziamo il quinto con 3 maglie basse e un aumento. Maglie basse e un aumento, e sono 10, 11, 12, 13, 14 e 15,
con l'aumento, 16, 17, 18, 19 e 20, 21, 22, 23, 24 e 25, 26, 27, 28, 29 e 30, e abbiamo concluso il quinto giro. Adesso andiamo a lavorare il sesto e il settimo giro, 30 maglie basse. Con il sesto e il settimo giro abbiamo lavorato la prima parte, una metà della lavorazione. A questo punto potete continuare con lo stesso colore oppure cambiarlo e inseriamo l'altro colore per lavorare l'altra metà. Andremo a cambiare il colore terminando l'ultima maglia con un colore nuovo e continuiamo e lavoriamo l'ottavo e il nono giro con questo nuovo colore. Togliamo questo filo. E lavoriamo l'ottavo e il nono giro con questo 30 maglie basse. Lavorato l'ottavo e il nono giro 30 maglie basse, andiamo ad iniziare con le diminuzioni per poter chiudere il pesciolino. Andiamo a lavorare per questo decimo giro, lavoriamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3. E una diminuzione. Uno, due, tre e una diminuzione. Uno, due, tre e una diminuzione. Uno, due e 4, 1, 2 e 3 e la quinta diminuzione, 1, 2, 3 e la sesta diminuzione. Adesso passiamo a un altro giro di diminuzioni che sono 2 maglie basse e una diminuzione. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Punto, per poi non renderlo difficile, possiamo iniziare ad imbottire con l'ovatta sintetica il nostro pesciolino. Riempito di ovatta sintetica, adesso con un po' di pazienza andiamo a completare gli ultimi due giri. Che sono una maglia bassa e una diminuzione, una maglia bassa e una diminuzione,
e adesso andiamo a lavorare l'ultimo giro con 6 diminuzioni. Chiudiamo questo piccolo pisciolino con le diminuzioni, sono 3, 4, 5 e 6, prendiamo il filo, lo infiliamo all'ago e chiudiamo le 6 maglie fermando il filo. Terminata la nostra pallina per creare il nostro pesce palla, chiuse le 6 maglie, qui bloccato il filo, adesso con un altro filo un po' più scuro, vedete, perché ne erano 3 di colori, questo è un numero 8, invece abbiamo lavorato con il numero 5, prendiamo questo filo abbastanza lungo, lo blocchiamo qui. Vedete, abbiamo cambiato il colore, noi andiamo a lavorare dalla parte opposta qui e tra il primo e la seconda riga qui andiamo a bloccare il filo e andiamo a creare un cerchio che andrà ad imbottire, diciamo, la boccuccia del pesce palla. Il pesce palla in natura è abbastanza pauroso, diciamo, per far paura ai nemici. Io invece l'ho creato abbastanza simpatico. Allora inseriamo l'ago qui tra le due righe e andiamo ad iniziare a girare così intorno a questo cerchio che abbiamo realizzato, ricamato, e andiamo a ricamare, a riempire qui e creiamo una boccuccia del pesce palla. Dei piccoli punti così. Seguite il video, non è difficile, e così, e giriamo intorno a questa imbastitura che abbiamo fatto e creiamo la nostra boccuccia per il pesce palla. Giro, andiamo a riempire qui, ok, ecco la nostra boccuccia. Con il filo entriamo con l'ago qui e andiamo a riuscire qui sulla primo giro dove abbiamo iniziato il pesce palla. E usciamo. Adesso con dei punti nodini che si lavorano così, prendete il filo con la mano sinistra, con la punta dell'ago andiamo a girare 1, 2 e 3, inseriamo il filo non nello stesso buco dove siamo usciti, ma passiamo un po' un filo e usciamo alla distanza dove vogliamo creare un'altra pallina. Ripetiamo, prendiamo il filo con la sinistra, 1, 2 e 3 e usciamo qui. Teniamo il filo prima di far uscire l'ago. E così andiamo a creare questi spuntoni che ha il pesce palla quando si gonfia. Quando abbiamo terminato il giro, passiamo al giro seguente.
E in questo modo, un po' di pazienza, andiamo a riempire tutto il pesce. Cerchiamo di non far di spostare dove la posizione delle spine, così, e creiamo una bella decorazione. Spero si sia riuscito a capire la lavorazione di questo punto nodino che si usa nel ricamo. Andiamo a riempire tutto il pesce palla. Come vedete, com'è carino questo pesciolino con tutti questi spuntoni. Adesso continuiamo e andiamo a completare la parte inferiore, a riempire tutto il pesce. Andiamo a fare insieme. Vi ricordo di prendere il filo qui con la mano sinistra. 1, 2, 3, passate il filo, infiliamo l'ago e andiamo a far uscire dove vogliamo un'altra pallina. È un lavoro di pazienza, altrimenti se non c'è la pazienza non si realizzano delle cose carine, delle creazioni. Ci siamo quasi, abbiamo quasi tutto riempito. Un'altra pallina qui. Così è tutto bello pieno e usciamo con l'ago da qualche parte, poi lo blocchiamo piano piano, passiamo tra il lavoro con dei punti nascosti e poi tagliamo il filo in avanzo. Ed eccoci qui, il pesce palla con la sua boccuccia. Adesso dobbiamo realizzare le pinne, sia quelle laterali che quella posteriore, la coda. Prendiamo il filo che abbiamo lavorato la parte superiore del pesce palla, ne lasciamo un po' perché poi ci servirà per infilarlo al lago e bloccarlo nella lavorazione poi. Per concludere, vediamo dov'è la boccuccia che abbiamo lavorato. Andiamo alla parte dietro, più o meno dove abbiamo fatto il cambio di colori. Infiliamo un uncinetto ad una maglia e tiriamo il filo fuori. Così lavoriamo 1, 2, 3 e 4. E lavoriamo sempre nello stesso punto, lavoriamo 4 maglie alte. Prendiamo due volte il filo, uno, due. Abbiamo lavorato 2 maglie doppie, questa è la terza e la quarta. Adesso una catenella, giriamo il lavoro e su ogni maglia lavoriamo dei punti bassi. 1, 2, 3, 4. 5 e tagliamo il filo.
ho lavorato la pinna posteriore. Qui c'è la boccuccia e qui c'è la pinna. Andiamo a lavorare le pinne qui laterali. Prendiamo il filo, ne lasciamo come per la coda un pezzettino, perché poi ci servirà per infilarlo al lago e bloccare. Qui la boccuccia, andiamo qui nella seconda fila della maglia bassa, della maglia del colore bianco, qui prendiamo una maglia bassa e qui lavoriamo, tiriamo fuori il filo e lavoriamo 4 maglie, 4 catenelle e lavoriamo 3 maglie alte e lavoriamo 4 catenelle e 4 e andiamo a infilare qui sotto. Teniamo il filo e lo sfiliamo. Questo pazientemente lo ricreate anche da quest'altra parte. Andiamo a lavorare. Sarebbe qui, vediamo, sì, prendiamo il filo e ne lavoriamo un'altra pinna laterale, poi prendiamo l'ago e blocchiamo tutti questi fili dentro la lavorazione. Conclusa anche l'altra pinna laterale e pazientemente prendete o l'ago, l'uncinetto e bloccate tutti questi fili che abbiamo lasciato nella lavorazione. Per non farlo disfare, forse è meglio con l'ago. Prendiamo l'ago, infiliamo tutti i fili e li blocchiamo. Eccoci qui, siamo quasi alla fine, abbiamo bloccato tutti i fili. Un piccolo consiglio, quello che uso per i miei pesciolini, per far reggere le pinne belle dritte, così che non si vanno ad afflosciare, a piegare, mettete una goccia di colla vinilica sulla parte, poi con le mani bagnate lo andate a far inzuppare a tutta la pinna e la lasciate lì ad asciugare. Queste restano belle tese le pinne. Adesso non ci rimane che posizionare il filo di nylon, perché poi per appendere il pesciolino, e con la colla vinilica andiamo ad incollare, a posizionare gli occhietti. Due piccole perline. Adesso vediamo un po' dove possiamo posizionarli. Qui una e due, prendiamo, ecco, prendiamo il dito, così si prende prima. Questo dobbiamo, eccola qui, la posizioniamo dall'altra parte e la lasciamo asciugare. Posizioniamo da una parte, bagniamo le pinne con la colla e il nostro pesce palla è pronto. Non dimenticate di posizionare il filo di nylon per appenderlo e spero che anche questo nuovo personaggio, questo altro articolo per il vostro acquario, per il mio acquario, sia a vostro gradimento.
Grazie a tutte per l'attenzione, buon lavoro e ci vediamo alla prossima. Ciao!